Allora, buongiorno a tutti, ringrazio intanto dell'invito. Questo tema dei disturbi della condotta a me è particolarmente caro perché, diciamo, da diversi anni conduco un gruppo di ricerca che nel nostro istituto si occupa proprio di questo. Il dipinto che vedete è un dipinto particolare, fatto da un pittore austriaco, Higler, alla fine dell'Ottocento. È una classe di un riformatorio, cioè di una struttura per ragazzini con problemi comportamentali di allora. E se vedete, sembra un po' una classe di ragazzini, anche quelli che siamo abituati a vedere, ognuno distratto, che fa cosa vuole, quello mette il dito nell'occhio dell'altro, c'è chi ci gira direttamente le spalle e così via. Queste tipologie di ragazzini sono assolutamente, questa diapositiva riprende la stessa cosa che diceva Paolo prima, quindi ci correrò su alcuni di questi argomenti che ci ha già segnalato Paolo. Qual è la cosa su cui dobbiamo ragionare? È che fare prevenzione, lavorare molto precocemente, ci riduce i costi. Costi che sono, questa è una diapositiva che riguarda un lavoro statunitense, fra i 7 e i 14 anni la prima linea, che è quella dei disturbi della condotta, ma anche la seconda, quella dei disturbi oppositivi, tende a aumentare in maniera esponenziale le proprie difficoltà, e questo ci implica dei costi importanti a livello sanitario, a livello socioassistenziale, a livello scolastico. Questa diapositiva del 2005, ma non è molto diverso quello che accade anche attualmente. Questo elemento di particolare interesse ce lo dimostra anche il DSM-5, che nella sua nuova, nella revisione, mette proprio disturbi della condotta e disturbi oppositivi provocatori in una categoria che li estrapola dalla DHD. Ci può non piacere, perché siamo abituati a vedere un continuum fra questi disturbi, però cosa ci vuol dire? Esiste proprio una qualità di queste patologie che li rende più complessi e vie di inizio di percorsi estremamente gravi, e che certamente complicano lo sviluppo dei nostri pazienti. Molti cominciano con una DHD, però ci mettono di fronte a problematiche molto più complesse. Nel DSM-5 verrà sostanziata una sottotipizzazione di disturbi della condotta, la riprenderemo più volte, ma perché è importante capire dove andiamo a finire, che è questo tipo di sottotipo che noi che abbiamo nel nostro istituto, si sta studiando negli ultimi 4-5 anni, perché è una categoria nuova. Quelli che hanno dei tratti callous and emotional, cosa vuol dire? Bambini e adolescenti che pianificano i propri atti aggressivi, che premeditano, che sono poco empatici, che sono quelli assolutamente più pericolosi, perché hanno una prognosi più grave, hanno condotte dissociali più gravi, e hanno quelli che negli adulti sono i tratti psicopatici, ma cominciano anche questi, come diceva Paolo prima, molto precocemente. Quindi se noi li individuiamo, possiamo agire su quelli che diventeranno gli incurabili, perché andranno verso un disturbo dissociale più grave, un disturbo dissociale di personalità. Certamente dobbiamo partire anche dai piccoli ADHD, perché lo sappiamo che la loro vita si complica nel tempo, si complica spessissimo con l'entrata a scuola, quando questi bambini non trovano un ambiente che li sa accogliere, e spesso questa patologia è ancora molto misconosciuta, si fa diagnosi sempre ancora tardivamente, e questo complica la traiettoria evolutiva di questi minori. Il sintomo che però ci colpisce di più quando affrontiamo bambini e adolescenti con disturbi del comportamento gravi, il sintomo centrale è l'aggressività impulsiva, affettiva, premeditata, ma che mette insieme più disturbi di una stessa categoria, ed è quello che porta i pazienti da noi. La scuola, i pediatri, le famiglie arrivano da noi perché questi bambini e adolescenti hanno una sintomatologia aggressiva esplosiva che rende il loro comportamento assolutamente disadattivo e li mette a rischio di esplosione da parte dei pari e anche di disadattamento più globale. Sui disturbi della condotta si sanno tantissime cose, però vediamo quello che a noi serve per capire come li possiamo trattare.
abbiamo, ci sono tantissimi studi sulle neuroimmagini, l'amigdala e le aree frontotemporali sono le aree ipoattive in questi pazienti, cioè che si attivano con più ritardo, sono le aree che processano le emozioni. Quando noi siamo aggressivi lo siamo perché spesso non capiamo l'ambiente intorno e più che altro non decodifichiamo quello, cioè quello cosa ci ferma, quando ci arrabbiamo ci ferma il decodificare i messaggi ambientali, il viso della persona davanti che magari è spaventato e quindi ci costituisce un freno alla nostra aggressività. A volte non ci rendiamo nemmeno conto quanto siamo arrabbiati. L'amigdala serve a questo. Devo capire, devo modulare la mia aggressività sulla base degli stimoli, ma se questa amigdala è ipoattiva, cioè entra in funzione tardivamente, io oramai ho già fatto tanto per rendere la mia aggressività incontrollata. Ci sono tantissimi studi di genetica, per cui c'è cioè, per esempio un collega che è Pietrini, che fa un lavoro molto particolare, studia i geni dell'aggressività. Ma sappiamo che ci sono moltissimi fattori ambientali che riguardano l'attaccamento e gli stili educativi che sono alla base e su questi noi possiamo più agire, no? Perché la genetica, ma anche il nostro patrimonio cerebrale è più difficile da trattare. Abbiamo moltissime famiglie multiproblematiche nei pazienti con disturbi comportamentali che hanno stili educativi dall'aggressivo, questo per esempio è un disegno di un bambino piccolo che ci fa vedere, trasforma la sua famiglia in personaggi tutti aggressivi, ricchi di spine, dove probabilmente in questo contesto educativo quello che passa è che aggredire, arrabbiarsi, urlare, agire è l'unico modo di comunicare, ma molti dei nostri pazienti non vengono da situazioni familiari così complesse. Alcuni derivano, come questa adolescente, da una famiglia estremamente iperprotettiva, chiusa, molto, che tiene l'adolescente molto sotto l'egida genitoriale. E l'adolescente, che ha queste caratteristiche, scoppia, si attacca per distaccarsi. E questo è spesso l'origine di disturbi comportamentali gravi in adolescenza, molto reattivi al contesto. L'autore che ritroveremo più volte, che è John Lockman, che ci guida nella nostra esperienza terapeutica, ci dice proprio questo. La cosa su cui noi dobbiamo agire è anche il contesto familiare, sociale, culturale di quel minore, che cresce in un ambiente che facilita le sue traiettorie evolutive verso una patologia sempre più grave. E altro elemento da cui non possiamo prescindere è tutto questo aspetto che è molto sotto, ma non così tanto sotto, al disturbo comportamentale. Quando vediamo pazienti con disturbi della condotta oppositivi, quando migliorano dal punto di vista comportamentale, l'insegnante che ci dice, ma non apprende, non sa, non va, non è rimasto indietro, forse non è proprio rimasto così indietro, ha tutte queste difficoltà di apprendimento che riguardano difficoltà attentive, l'impulsività cognitiva, una teoria della propria intelligenza statica, non riesco, non ce la faccio e quindi non provo, e limitate strategie metacognitive dell'apprendimento, quando non ha, e questo è molto frequente, un disturbo specifico dell'apprendimento che si vede sempre dopo, perché prima dobbiamo lavorare sull'aspetto comportamentale che copre tutto, anche questo. Quello che diceva Paolo prima è anche che quando ci troviamo di fronte a un disturbo oppositivo provocatorio dobbiamo pensare dove stiamo per andare. Se c'è un bambino, questo il DSM-5 lo specifica in maniera particolare, che piccolo o di età di scuola elementare, che ha un'emozionalità negativa, piange, irritabile, dice sempre assolutamente no, quello non è detto che quando sarà adolescente sarà per forza un disturbo della condotta. Sarà probabilmente più un disturbo internalizzante, un adolescente con una problematica depressiva grave e con il rischio di implodere più che di esplodere, cioè di fare male a se stesso. Potrebbe anche però diventare un dissociale psicopatico, un po' come il personaggio del Marfoy, no? Che è il capo della Serpe Verde, è un po' per rendere questo argomento meno pesante, però cioè, evidentemente capo della Serpe Verde perché qualcosa di maligno, un po' perverso dentro di lui c'è. Oppure
quando c'è un ADHD associato, è più facile che diventi uno di quegli adolescenti che sfida le leggi gravitazionali, cioè che corre, va in motorino veloce, ha sempre bisogno di stimoli forti, e quindi può diventare un adolescente che rischia la vita non volendo farsi per forza del male, cioè cerca delle esperienze forti. Questi bambini con disturbi oppositivi e che hanno tutte queste caratteristiche poi tendono a aggregarsi in gruppi dissociali perché sono reattivi, hanno temperamenti difficili, hanno un'aggressività e delle problematiche sociali tali che li mettono poi a rischio di aggregarsi in gruppi di marginalità sociale, quindi il loro problema comportamentale tende ad implementarsi, fino ad arrivare agli adolescenti con disturbi della condotta. Questi due dipinti sono di due autori di due epoche diverse, uno è Andrea d'Assisi e l'altro è Egon Schiller, allora, quindi tanti secoli di differenza, però a me mi hanno molto colpito perché somigliano molto ai ragazzini che arrivano, no? Se guardate gli sguardi sono un po' così, fra il triste, l'arrabbiato, il fiero di se stesso, il distante, il sospettoso, molto particolari, estremamente diffidenti del mondo degli adulti e molto convinti che il loro modo di essere è un modo di essere adeguato. Chiaramente quando uno ha un disturbo della condotta ha un maggior rischio di sviluppare patologie dissociali e fa tutte queste cose, abbiamo noi ragazzini così, molti di questi arrivano in adolescenza ma i loro disturbi sono cominciati molto prima. Il disturbo della condotta sappiamo è un crogiolo di altre patologie perché chiaramente è difficile vedere disturbi della condotta puri, io che mi occupo di questo dal 97 ne ho visti pochissimi, la maggior parte ha delle comorbidità molto complesse che serve studiare anche per poter trattare, molti hanno comorbidità con disturbi dell'umore e della personalità che crescono con il crescere del disturbo comportamentale, moltissimi hanno problematiche impulsive e di disturbo da uso di sostanze. Per esempio questo è un disegno di una paziente che noi abbiamo avuto, arrivata da noi, mandata dal tribunale per spaccio e uso di sostanze. Se vedete lei che cosa fa, la ragazzina che urla in cima, e la cosa particolare è che sta discutendo con i suoi genitori che hanno trovato una piantina di marijuana sul balcone. I genitori, se vedete, sono configurati in modo poco diverso, no? Non sembrano anche loro degli adolescenti e hanno non si capisce nemmeno bene chi è il maschio e chi è la femmina. Durante la lite la ragazzina scappa, fa una fuga, che per questi pazienti è spesso presente come momento di evitamento di un'aggressività che poi sennò diventerebbe fisica, ma è una fuga impulsiva e alla prima posto che riesce a decodificare una casa, suona, arriva il carabiniere che è quella, la persona più connotata fisicamente. Lo dico perché a noi capita spesso di trovare adolescenti che invece con le forze dell'ordine hanno un rapporto anche dialettico, forse più dialettico di quello che a volte hanno nel loro contesto familiare. E il carabiniere, per esempio questa ragazzina qui, il maresciallo dei carabinieri, diventerà il suo punto di riferimento extra familiare, anche per noi, perché poi è la persona con cui lei si interfaccia meglio, qualcuno che gli dà dei limiti. E questa è la stessa ragazzina, il suo esterno e il suo interno. Se vedete sono tutti ragazzini estremamente creativi, però l'esterno è esibito in un modo assolutamente da disturbo della condotta, guardate com'è bello l'interno, ma è molto connotato da aspetti depressivi, di chiusura. E qui si arriva al nocciolo, che è l'aspetto che a noi ci preoccupa di più, perché poi si arriva in adolescenza e arrivano i problemi che riguardano il consumo di sostanze, a cui, devo dire con sincerità, i neuropsichiatri infantili anche noi siamo poco abituati, no? Per cui chiamiamo i colleghi del CERT, quelli del CEIS, i colleghi del CERT ci dicono ma non me lo mandare qui perché poi si stigmatizza il suo disturbo da consumo di sostanze, non ci abbiamo ragazzini così piccoli, noi lavoriamo molto col CEIS perché ce l'abbiamo come struttura limitrofa alla nostra e cerchiamo di formarci a vicenda perché sinceramente i miei adolescenti sanno molto più di me del consumo di sostanze, io a volte dico delle cose e poi mi rendo conto che non dico la verità, cioè comunque io penso che sia una verità ma loro ce l'hanno molta più, questo succede anche se chi si occupa di disturbi alimentari, no? Che ragazzine sanno di più sulle calorie rispetto al neuropsichiatra, però è un elemento da tenere
certe nel presente. Quando si tocca poi il consumo delle sostanze, noi abbiamo paura, noi neuropsichiatri infantili abbiamo più paura di gestire questi casi, però li dobbiamo gestire perché sono comunque minori, anche minori che hanno, non hanno per esempio ancora 14 anni, quindi ancora fuori dall'egida del tribunale per i minorenni per quanto riguarda il penale, no? Ci sono molti aspetti particolari. E poi sono adolescenti questi, o preadolescenti, che hanno tutte le caratteristiche del soggetto che consuma sostanze, il novelty seeking, il sensation seeking, la disinibizione, una scarsa risposta al rinforzo, alla punizione, e poi tutti gli aspetti che riguardano anche la moralità, che si è un po' persa, si è un po' sgretolata nella loro crescita. Quindi, per finire, non tanto per finire sull'excursus più clinico, ci sono tutti due sottotipi da tenere presenti. Quelli in cui c'è un disturbo dell'umore bipolare associato, e ne vediamo tantissimi, che vanno anche trattati farmacologicamente e che fanno frequentemente uso di sostanze. Ne vediamo, questo è un lavoro che ho fatto con Gabriele Masi per confrontarci, e abbiamo visto che quelli che hanno i pazienti con disturbo della condotta di suo bipolare sono i più difficili da trattare e da seguire, e hanno un'aggressività esplosiva che li rende molto pericolosi. Accanto a questi, quelli che a noi in definitiva preoccupano di più sono i ragazzini con un disturbo psicopatico. Il DSM li segnala come sottotipo specifico perché sono quelli ancora più difficili da trattare. Ma perché? Perché sono silenziosi, mentre chi ha un disturbo della condotta con associato un disturbo bipolare è esplosivo, quindi fa scoppi comportamentali. Questi si vedono troppo tardi perché sono silenziosi, anempatici, premeditano molto quello che fanno, aspettano un momento giusto per vendicarsi o pianificare, e non li scopriamo se non troppo tardi, quando la loro personalità si è oramai cristallizzata. Quindi sono pazienti che hanno queste caratteristiche anemozionali, quindi non si sintonizzano sugli stati affettivi degli altri, sono narcisisti, cioè hanno una importante esperienza positiva di quello che fanno, le conseguenze del loro comportamento sono estremamente positive, non si mettono granché in discussione, e sono anche impulsivi, quindi quando pensano di fare un'azione grave vanno un po' più premeditano rispetto agli altri e fanno cose che sono estremamente preoccupanti, più dissociali ma più nascoste, quindi le vediamo magari dopo, sono quelli che progettano e mandano avanti le forze, gli altri, per fare cose gravi. Questi sono quelli più difficili da scoprire, più difficili da trattare, ma è una sfida, perché se ci sono molti lavori sul fatto che se li decodifichiamo presto, li trattiamo presto, e forse la loro traiettoria evolutiva cambia. Vabbè, questo si può saltare. Questo per esempio è uno di questi qui, callosano emozionali, che noi abbiamo trattato per 18 mesi. Questo è uno dei disegni della fine del percorso. Gli chiediamo come eri da piccolo, come sei adesso e come sarai. Io da piccolo per 3 anni sono stato in culla, da piccolo ero bravo e calmo, chiaramente è un eufemismo. Come sono ora? Ora ho fatto la comunione e sono diventato più bravo, ora io mi sono un po' calmato perché ho ricevuto il corpo di Cristo. Ora uno dice, se lo vedete sembra poco, sembra un rapper, no? Però lui c'ha l'idea che c'è qualcosa di esterno che arriva, non qualcosa che si è trasformato all'interno. Come sarò? Io da grande sarò sposato, da grande sarò bravo, buono e benevolo. Che benevolo vuol dire? Io sto là, voi siete, sto lassù, voi narcisista, no? Voi siete giù, e sarò benevolo con voi. Lavorerò e da grande farò il dentista, perché lo voglio fare per curare gli altri, no? Che il dentista notoriamente cava i denti e può darsi anche che abbia la possibilità di togliere l'aggressività agli altri, ma non è detto che curi così tanto la sua. Non c'ho dentisti qui, penso non ce ne sia. Allora, che cosa abbiamo fatto per trattare questi pazienti? Perché è una sfida. No, noi abbiamo io ho cominciato a lavorare con questi pazienti nel 97, nel 2005 abbiamo avuto l'esigenza di creare un servizio specifico. Perché? Perché questi ragazzini non stanno bene insieme all'autistico, al bambino depresso, perché fanno fuori tutti, quindi bisogna cercare di lavorare con loro in maniera specifica. Abbiamo
fatto un piacevole incontro, che è quello con la Fondazione Umanamente, fondazione che finanzia il no profit e finanzia il disagio e la disabilità congenita giovanile. È la fondazione della RAS, ora Allianz Assicurazioni, che ci ha permesso, ci ha finanziato lo start-up di questo progetto. Progetto di lavoro che poi è diventato, progetto di servizio che è diventato un servizio stabile nel 2008, assolutamente autofinanziante, sì, e che segue 50 minori l'anno, che sembrano tanti, ma invece sono pochi, perché noi tutti gli anni abbiamo 25, dai 20 ai 25 minori in lista d'attesa che aspettano l'anno dopo, e un anno qui è importante non aspettarlo. Seguiamo bambini e adolescenti dai 7 ai 16 anni, ogni anno l'equipe è formata da un neuropsichiatra infantile che è coordinatore, sono io che vedo tutti i primi accessi e imposto un po' il lavoro di valutazione per capire se sono bambini e adolescenti da inserire in questo servizio, c'è un altro neuropsichiatra infantile, 3 psicologi e una preziosissima assistente sociale che ci risolve tutti i problemi di rete. Quella è la porta della nostra clinica, ma non è così, perché tutti gli anni, lo dico sempre, metto un 10% del nostro budget per riparare la struttura, in realtà però non lo usiamo quasi mai. Questo è tutto l'inquadramento diagnostico, qui non ci starei a scendere, ma per dire quanti elementi dobbiamo avere, perché per dire che cosa andiamo a trattare abbiamo bisogno di avere un quadro chiaro, anche per usare i farmaci, perché quando c'è una comorbidità importante dobbiamo usarlo il farmaco, mirando all'aspetto in comorbidità. Non esiste in realtà una terapia farmacologica per i disturbi della condotta, ma per le comorbidità sì, o per i sintomi target come l'aggressività sì. Sembrano tanti elementi, è un lavoro che ci prende circa una settimana, ma abbiamo davanti una chiarezza nel quadro clinico. Ci sono poi alcune cose che ci interessano, lo stile educativo, l'APQ Alabama Parenting Question ci serve per capire lo stile educativo, ci servono l'APSD, che ha Antisocial Processing Screening Device, ci serve per vedere se siamo di fronte a un callosano emozionale, cioè abbiamo l'idea bene di chi abbiamo davanti, bene fino a un certo punto, ma insomma molto particolareggiata. Cosa sappiamo degli interventi su queste patologie? Sappiamo che devono essere multisistemici, cioè devono andare, come dice questo autore che si chiama Engeller, che ha pubblicato tantissimi lavori su questo aspetto. Era il primo che diceva nothing works. 20 anni fa diceva che su questi non funziona nulla. Poi ha cominciato a lavorare su trovare interventi specifici e lui dice sempre che se non si passa da un intervento che è su più piani, su questi pazienti non si va da nessuna parte. Ci sono altri articoli, poi il materiale lo lascio, quindi... poi tutti i riferimenti, però cosa vuol dire multisistemico? Dobbiamo lavorare su questi tre ambiti, individuale, familiare e extrafamiliare, che sembra facile dirlo così, ma qui siamo di fronte a famiglie che fanno del nomadismo abitativo, scolastico, terapeutico loro stile di vita. Non li catturi, non c'è un'alleanza terapeutica, i ragazzini si catturano, i genitori poco, quindi trovare un modo di gestire tutti questi aspetti con queste famiglie è estremamente difficile. Andando a valutare tutti i tipi di in trattamento evidence-based che hanno proprio come specificità quella di andare a intervenire sui disturbi oppositivi della condotta, abbiamo fatto una review di tanti lavori, che i contenuti terapeutici di quelli evidence-based sono tutti simili, cioè lavorare sulla famiglia e i genitori. Qui io ho una formazione psicodinamica, però gli psicologi che lavorano con me sono tutti invece cognitivo-comportamentali. Perché? Perché qui è difficile lavorare molto sull'interno, perché l'interno di questi pazienti, di queste famiglie, si raggiunge molto dopo. Quindi quando io ho cominciato a lavorare con questi pazienti, lavoravo bene con i ragazzi, ma malissimo con le famiglie, perché scappavano subito. Loro il dolore mentale non lo sanno gestire, e quindi di fronte hanno un approccio più dinamico, hanno grosse difficoltà a stare dentro un percorso. Il percorso cognitivo-comportamentale comincia lavorando molto sulle istruzioni, ma questi genitori hanno bisogno di lavorare sulla base della pedagogia genitoriale, che loro non hanno dentro di loro, nemmeno come persone spesso. Il nostro servizio
accoglie ragazzini con queste caratteristiche. 7, ora abbiamo, dalle 8 siamo scesi ai 7, poi scenderemo ai 6 perché ce ne sono sempre più piccoli, che hanno delle caratteristiche specifiche, hanno un quoziente cognitivo nella norma. Prendiamo anche le aree limite, specialmente negli adottivi che sono spesso aree limite anche per problemi di capacità verbali, però sono ragazzini che hanno chiaramente delle caratteristiche che li fanno rientrare in questo tipo. Prima abbiamo avuto qualche Asperger, ma non ci possiamo lavorare perché gli altri sono molto più aggressivi, molto più l'Asperger soccombe in una, anche se è difficile, perché l'Asperger c'ha a volte problemi comportamentali che ci fanno pensare più a un disturbo della condotta. Vengono un pomeriggio alla settimana, evitando così di interferire, cosa che a loro piacerebbe molto, sulle attività scolastiche, e fanno tutte queste attività. Attività psicoterapiche in gruppo individuali, si lavora con i genitori, si fanno dei momenti individuali, specialmente per andando a rivedere i momenti più critici, si fanno colloqui con i genitori e parent training, si utilizza la terapia farmacologica nei casi in cui c'è una comorbidità chiara, e una volta ogni 2 mesi facciamo degli incontri con le equip scolastiche. La maggior parte dei nostri pazienti non sono certificati, quindi non lo facciamo perché c'è una certificazione, ma perché c'è bisogno di lavorare sullo stile educativo. Ogni paziente che inseriamo fa con noi un contratto chiaro, perché se no 50 posti e io non posso perderli a metà strada. Perdiamo ogni anno il 5%, 5-6%, pochi, però facciamo un lavoro con i bambini e gli adolescenti, ma in maniera particolare con i genitori, che è di tampinaggio continuo, in rete con i colleghi dei distretti, con i servizi sociali e con la scuola. Se scappa di qui, tanto da qualche altra parte va, e cerchiamo di riportarlo nell'ottica della rete, perché se no quello, se si perde, spesso le famiglie non vanno più da nessuna parte e il loro disturbo si implementa. Utilizziamo attualmente una metodica manualizzata. Perché un manuale di lavoro? Perché lavorare con questi pazienti è difficilissimo, specialmente in gruppo. Se noi abbiamo un manuale, abbiamo delle sessioni chiare, questo modo di lavorare, il Copy and Power Program, ho portato un po' di bibliografia, ha tantissima bibliografia che ci dice che funziona, e l'autore John Lockman è un autore con cui è possibile lavorare in modo splendido e lavora da anni solo su questo tipo di disturbi e coordina un gruppo di esperti che a livello nazionale americano si occupa proprio di disturbi della condotta. A che è utile il Copy and Power? È utile a bambini e adolescenti con disturbi della condotta, disturbi oppositivi, spesso in comorbidità con ADHD, disturbo dell'umore, DSA e quanto è importante tutto il resto. Però importante anche il Copy and Power ti impone la rete, cioè dice bisogna lavorare con la scuola, cioè loro addirittura lavorano nella scuola, cioè loro non portano i pazienti in clinica, sono loro che vanno, hanno un sito in ogni scuola per poter una collocazione interna, per poter lavorare dentro la scuola. Questi sono i testi, attualmente ora è un po' di pubblicità, ma per dire che esiste la versione italiana, che è uscita i primi di settembre, quindi da parte tradotta dal nostro gruppo, e ogni anno John Lockman fa da noi il training sulla metodica, in maniera tale che ci rinfresca le idee ogni anno, e poi c'è un training specifico, alcune delle persone che lavorano con me sono formatori certificati. Su che cosa lavora questa metodica? È una metodica che mira proprio a lavorare su quelle che sono le difficoltà di questi pazienti, le loro difficoltà cognitive relazionali e le problematiche di aggressività. Sono bambini e adolescenti che non collocano in modo adeguato i segnali ambientali, li misinterpretano e hanno un'idea del loro comportamento come un comportamento che è conseguenza dell'aggressività esterna. Quindi necessitano di avere una posizione di dominio sugli altri e mettono in atto prevalentemente soluzioni aggressive e disadattive perché non si mettono in sintonia, non vedono le cose dalla prospettiva dell'altro. Quindi lavorare con loro deve proprio avere questo tipo di obiettivo. Che cosa cerchiamo di fare su questo ragazzino che è così muscolare, no? Che tende invece a voler, questo è un disegno di uno dei nostri pazienti. Intanto dobbiamo condividere con loro le regole del gruppo di lavoro, lavorano con noi per 18 mesi, quindi tanto tempo.
Poi dobbiamo insegnare insieme a riconoscere tutti quelli che sono i segnali fisiologici della rabbia. Ognuno di noi, prima di arrabbiarsi, sente qualcosa che precede la rabbia. Tachicardia, i bimbi dicono mi sento i muscoli che mi tirano, qualcuno dice mi sento tutto un calore che sale, un vulcano nella pancia. Loro devono sapere bene prima questo per poter cominciare a gestire la loro rabbia, gestire i segnali fisiologici della rabbia. E poi collegarci i sentimenti legati alla rabbia. In gruppo e singolarmente si fa tutto un lavoro indiretto sulla modulazione della rabbia. Che cosa posso fare per modulare la rabbia che ho dentro di me? Quali elementi mi possono servire per evitare di arrivare al culmine della rabbia? Lavoriamo sul perspective taking, cioè cosa pensa l'altro? Non sono abituati a mettersi nei panni dell'altro. Vado troppo veloce? Però volevo arrivare a una cosa importante. E poi, nella seconda parte del percorso, lavoriamo su tutte le attività di problem solving sociale, nei diversi contesti di vita. Lo facciamo perché se miglioriamo le abilità di autogestione, le abilità di cogliere il punto di vista dell'altro, le abilità di risolvere i conflitti in un modo adattivo, poi in fondo i bambini e gli adolescenti che trattiamo mettono a fuoco i loro problemi e raggiungono degli obiettivi adattivi. Parallelamente lavoriamo con i genitori, perché lo sappiamo che qui i genitori spesso sono molto più problematici dei figli. Il manuale ci dà ha delle sessioni per i bimbi, è tutto un percorso, parallelo c'è il parent training con i genitori. Nel nostro modo di lavorare lavoriamo con il parent training e con dei colloqui singoli, perché ci sono delle cose che nel parent training non si possono portare, i conflitti di coppia, le difficoltà, la disillusione di essere genitori inefficaci, le difficoltà delle nostre famiglie allargate in cui i nonni fanno i genitori e i genitori sono sempre figli, cioè questi aspetti li gestiamo nei colloqui singoli, accanto al parent training singoli o di coppia quando ci sono entrambi i genitori. Il gruppo, perché lavorare in gruppo con questi bambini e adolescenti è difficilissimo, ma il gruppo è importante perché loro apprendono molto in vivo, nel manuale tantissime attività sono fatte per scambiare le esperienze, capisco di più di come mi devo comportare se nel gruppo faccio delle esperienze e mi vedo a specchio nell'altro, perché io non mi so vedere e quindi se capisco come l'altro reagisce alle situazioni, questo mi aiuta a gestire meglio il mio modo di essere. Inizialmente ci diamo una regolata, cioè questi sono il cartellone di tutte le regole in cui ognuno si disegna, regole banali, però per loro sono assolutamente importanti da stigmatizzare, non dire parolacce, non imbrogliare gli altri e via dicendo. Come tutti i sistemi cognitivo-comportamentali, ha il cartellone delle multe e il cartellone dei premi scelti da loro, premi che sono singoli e premi di gruppo, questo la pizza, cioè nel senso che ogni volta si cerca di raggiungere nell'ottica di un apprendimento condiviso, si cerca di raggiungere una fetta di torta, di pizza, di torta, poi in fondo si decide che cosa nei 3 mesi, se la pizza è completa, cioè se tutti abbiamo lavorato bene insieme, in maniera tale che anche quello peggiore aiutato da quello migliore, che in questi gruppi c'è sempre il migliore e il peggiore, in fondo si fa la partita di calcio fra operatori e non semplice, e pazienti, oppure la pizzata, noi ci abbiamo il mare davanti, d'estate si va a fare una nuotata, cioè però è l'obiettivo da raggiungere tutti insieme. E questo è il traguardo settimanale condiviso con la scuola. Io esco dal pomeriggio, ho un obiettivo settimanale, lo vedete, c'è poi l'insegnante o il genitore, a seconda se l'obiettivo ce l'ho a casa a scuola, che mi sostanzia ogni giorno se io ho fatto. Gli americani ci hanno sì e no, noi ci abbiamo messo, siamo più buoni, ci abbiamo messo anche un po', che vale mezzo punto. Però in fondo se io raggiungo tutti sì, o 4 sì e 2 un po', oppure tutti un po' e un sì, dipende un po' da quello che è il profilo della settimana, ho raggiunto un obiettivo che mi è sostanziato da qualche punto in più. Devo riconoscere le emozioni degli altri, lo dicevamo prima, mie e poi degli altri. Devo avere delle sensazioni, devo capire qual è il mio termometro della rabbia. Alcuni bambini lo dicono proprio, questa è una scheda, ho un vulcano nella pancia, cosa mi succede, che cosa sale, e costruisco un termometro della rabbia. Ogni stadio di rabbia, dal fisiologico all'emotivo scoppio, c'ha
però dei corrispettivi, e questo è un ABC estremamente semplice, ma in questi pazienti qui non si può prescindere da fargli riconoscere intanto quello che loro sentono. Chiaramente la rabbia in tutti noi a volte ha tutti questi stadi, a volte un po' meno. Poi devo imparare a gestire la rabbia, devo avere delle strategie interne e esterne che mi permettono di individuare anche che io ho la possibilità di avere un dialogo interno, cioè dentro di me, se voglio, posso pensare prima di agire, ma questi bimbi, e spesso anche i loro genitori, questo tipo di speculazione non la fanno, non ce l'hanno, non sanno di avere un dialogo interno che gli permette di gestire i loro scoppi di rabbia. Ci sono molte attività in questo senso, esercizi con pupazzi, l'uno si provoca nei confronti dell'altro, giochi di ruolo, tutti codificati dal manuale, ma assolutamente utili, perché poi ognuno poi il manuale lo può interpretare, ma ci forniscono una traccia. Senza una traccia con questi ragazzini si rischia di farci portare via, e quindi poi ci sembra di non aver fatto nulla. Teoria della mente, perché questi ragazzini qui, come un po' i pazienti dello spettro autistico, hanno una loro teoria della mente, cioè loro non hanno mai colpa, è sempre colpa degli altri, quindi hanno uno stile attributivo esterno continuo e non codificano mai quello che gli altri possono pensare del loro agito, perché non sono interessati alla prospettiva dell'altro. Però a noi questo ci interessa, perché è uno dei loro deficit specifici. Quindi cosa ci interessa fare? Allenarli, come in questa scheda, ci sono 5 personaggi, ogni ragazzo, il gruppo è sempre formato da 5 omogenei per età, ognuno di loro si cristallizza in una di queste posizioni e deve fare questa speculazione. Se sono la bimba che tira il sasso, perché lo faccio? Cosa penso che fanno gli altri elementi cristallizzati in quella posizione? E questo è faccio delle ipotesi, ma per loro anche fare delle ipotesi sul modo di pensare degli altri è una novità. E infine devo imparare a gestire, ad avere un problem solving adattivo, cioè l'obiettivo del soggetto di fronte a una situazione di problema deve essere quello di attivare con il proprio dialogo interno varie strategie per aggredire quella situazione che può essere conflittuale e trovare quella più utile, meno disadattiva, con conseguenze più positive. E quindi su questo si lavora in maniera specifica per arrivare ad un prodotto video. Cioè, cosa ci interessa? Che loro, nella loro parte finale del loro lavoro di 18 mesi, facciano nel video, e utilizziamo molto il sistema, la videoregistrazione di quello che facciamo e potersi rivedere, un video nel quale producono quello che dovrebbero aver imparato. Se c'è tempo, io questa cosa la farei vedere. Posso? 5 minuti. Non so se si sente, eh? Sentiamo un po'. Sì. Video prodotto finale. Ma come sono di fronte? Ragazzi, questa è una terra difficile, difficile. C'è una DHD, si vede. Prima soluzione aggressiva. Esperienza di tutti i giorni, eh? Oh, col cavolo che faccia la verifica. Oh, non mi interessa qua. Vediamo se ce la vediamo a scuola. Dai, sì, che non facciamo la verifica. Così non facciamo la verifica. Soluzione dissociale. Soluzione pacifica ma non efficace. Posticipo. Maestro è bravissimo, eh?
Quello che non ha corretto la verifica sta lì. Chiaramente questa è la soluzione più efficace. Anche il maestro va a giocare a pallone. Vabbè, queste sono le attività che poi fanno sull'apprendimento. Questo è Pietro Muratori, il nostro psicologo. Allora, questo per dire che poi, questo è il prodotto finale, però chiaramente per arrivare a questo c'è tanta strada da fare. Ultima cosa e poi concludo, se trovo dove ho messo il, sarà questo? No. L'ultima cosa importante è il lavoro con le famiglie, che è un lavoro assolutamente imprescindibile. Parent training e colloqui individuali, su cosa dobbiamo lavorare? Su tutti questi aspetti. Le convinzioni, che sono di avere l'idea del proprio figlio, che spesso è un'idea non realistica o comunque un po' molto proiettiva, le regole, che in queste famiglie ci sono molto poco, lo stress della funzione genitoriale, che è elevatissimo e misconosciuto, e l'importanza di gestire anche se stessi. In molti di questi genitori la loro difficoltà è proprio quella di trovare un elemento tra l'essere rigidi e a volte affettivi, trovare una soluzione al loro stress genitoriale. Questa è la vignetta che ci può piacere a tutti perché ci coinvolge in prima persona, e evitare di fuggire, no? Perché questo è il disegno, a ogni gruppo iniziale ai genitori si chiede di disegnare se stessi come genitori, e questa è una mamma che si disegna così. La scopa può servire per fuggire, però in genere la scopa chi ce l'ha? La Befana, che non è proprio un personaggio positivo. Vi ringrazio. Ho lasciato all'ingresso dei plan del training su questo tipo di lavoro e il libro, se lo volete consultare. Grazie.